12 febbraio 2000. Muore Charles Monroe Schulz. Nato in Minnesota nel 1926, il papà di Peanuts, collocato fra i grandi artisti del secolo, dedica la sua vita alla saga di Charlie Brown, Snoopy, Lucy e Linus, la più lunga storia mai raccontata da un solo essere umano. Dall'ottobre 1950 al giorno successivo alla sua morte, Schulz sarà l'unico autore delle storie di Linus. Per circa mezzo secolo, un fumetto, che è nato come metodo di intrattenimento, è stato una forma d'arte incredibilmente popolare, diffusa sia fra i ragazzi sia fra gli adulti, perché i contenuti si prestavano, come è tipico delle grandi opere d'arte, a più letture. C'era dentro psicanalisi, ma c'era dentro anche fanciullezza. C'era dentro arte, c'era dentro perfino un po' di psichiatria. Insomma, queste strisce che sono state pubblicate e continuano a essere pubblicate senza essere però copiate, nel senso che alla morte di Schulz, per sua precisa decisione, le strisce quelle sono rimaste e non possono essere ricostruite o rifatte da altri dopo di lui, continuano, dicevo, a essere ripubblicate in tutto il mondo e sono ancora oggi, oltre che un culto, anche un business di dimensioni incredibili.